Grazie. Innanzitutto noi vogliamo ringraziare gli organizzatori di questa serata ed Emergency. Io sono Alessandra Montesanto, la vicepresidente dell'Associazione per i diritti umani, è un'associazione culturale con la quale appunto cerchiamo di utilizzare varie forme della cultura e dell'arte, quindi attraverso presentazioni, incontri pubblici, con presentazioni di libri, film, documentari come in questo caso, anche mostre fotografiche e appunto molto altro ancora, ovviamente attraverso le parole degli ospiti, degli operatori di settore, dei vari autori, cerchiamo appunto di puntare i riflettori sui temi inerenti ai diritti di tutte e di tutti. Certo, parlare di diritti umani è un terreno molto vasto, però cerchiamo di focalizzarci per esempio appunto sui temi dell'immigrazione, sulla condizione femminile in Italia e all'estero, sui diritti dei minori perché lavoriamo anche nelle scuole e parallelamente ci occupiamo di educazione alla legalità, perché i valori che ci stanno più a cuore sono fondamentalmente la solidarietà, la giustizia e l'uguaglianza. Quindi abbiamo un sito di riferimento www.periidirittiumani.com che è tra l'altro organizzato come se fosse un giornale, per cui viene aggiornato tutti i giorni e ogni giorno potete trovare un articolo, un approfondimento, un'intervista e le comunicazioni dei nostri appunto vari incontri. Per cui siamo molto contenti di questo invito di stasera e vado subito a presentarvi la nostra ospite che è Manuela Valenti, pediatra appunto di Emergency, che ha lavorato in Sudan, ha lavorato e lavora ancora adesso in Afghanistan, anche se mi dicevi prima che sei tornata a novembre scorso dall'Afghanistan e ci tornerai tra un pochino. Probabilmente a luglio. E ci aiuterà appunto ad approfondire alcuni temi che emergono dal film documentario che stiamo appunto per vedere. Il film si intitola, come sapete, Open Hearts e scusatemi, dicono che devo usare il microfono. Vediamo se riusciamo ad accenderlo. Ok. Forse così? Sì. Ok. Beh, dicevo appunto che il titolo è Open Hearts, è del regista Keith Davidson e tra l'altro è stato presentato e proposto all'Oscar 2013 come miglior cortometraggio documentario. Si raccontano le storie di 8 ragazzi che dal Ruanda si sono dovuti spostare in Sudan, nel centro di Emergency Salam, lasciando le loro famiglie tra l'altro per essere sottoposte ad un intervento chirurgico al cuore. E adesso non vi anticipo quello che si andrà a vedere poi nel documentario perché non avrebbe senso, però vorrei fare alcune domande appunto alla nostra ospite. La prima, all'inizio del documentario c'è un breve intervento di Gino Strada, il quale dice che nei centri di Emergency si seguono delle direttive precise, ci sono delle linee guida e dice che tra l'altro lui non transige su queste. Ci può spiegare in che cosa consistono? Sì, allora, quello a cui fa riferimento Gino in realtà non sono linee guida soltanto di tipo medico, e organizzativo ed operativo che assolutamente Emergency ha, segue e sono fondamentali per riuscire ad operare in questo tipo di contesti. Nello specifico, appunto, senza anticipare poi quello che verrà mostrato nel docufilm, lui fa riferimento alla nostra libertà di poter operare secondo quelli che sono i criteri di Emergency. Nello specifico al Salam Center c'era stato un problema di tipo economico rispetto a quelle che erano state le promesse del presidente sudanese, che non è stato, mettiamola così, esattamente nei tempi poi nell'ottemperare alle sue promesse, e aveva addirittura proposto di creare un reparto parallelo per pazienti ricchi per poter finanziare quello per i pazienti poveri. E in realtà era proprio questo quello a cui faceva riferimento Gino, nel senso che assolutamente è lapidario per Emergency che tutti i trattamenti che noi forniamo ai pazienti, che siano le visite, che siano i farmaci, che sia anche la mensa, perché comunque anche questo fa parte della degenza ospedaliera, sia tutto assolutamente gratuito e sia tutto assolutamente deciso da Emergency, perché forse non tutti hanno chiaro come sia la sanità in questi paesi, nel senso che in molti di questi paesi esistono degli ospedali di tipo governativo, però chiamarli ospedali
sociali è veramente una parola grossa, nel senso che molto spesso sono edifici fatiscenti dove il personale svolge il lavoro magari soltanto qualche ora alla mattina perché poi nel pomeriggio ha la sua attività privata, non esistono i turni nelle corsie, i letti in genere sono semplicemente le strutture metalliche del letto, qualche volta ci sono dei materassi molto usati, quasi mai lenzuola e quasi nessuno provvede a quello che è il cibo per i pazienti, per cui molto spesso capita di vedere nel cortile di questi ospedali i familiari che, se magari abitano da loro vicini, portano il cibo lì ai parenti, oppure se abitano lontani addirittura improvvisano delle piccole cucine da campo piuttosto che tengono la capra nel cortile per poterla mungere e per poter dare da mangiare ai pazienti. Ma ancora di più, seguire queste linee guida vuol dire essere liberi di accettare chiunque, sia come pazienti che come dipendenti. Non dimentichiamoci che in molti di questi paesi ci sono state delle guerre sia di tipo religioso che etnico, e questo vuol dire: no, tu sei un paziente giallo, qui non entri, oppure tu sei un medico verde, qui non lavori, e questo assolutamente non esiste. Quindi mi sembra di capire che la linea guida principale, la direttiva principale sia, per esempio, il fatto che non ci siano pazienti di serie A o di serie B. Assolutamente. A proposito di questo e a proposito anche di diritti, il diritto alla salute, che è uno dei diritti di base, appunto in molte aree del mondo non è molto tutelato, come altri diritti, come per esempio il diritto all'istruzione, mi riferisco all'istruzione anche dei bambini, ragazzi e donne, no? Parlando anche qua dell'Afghanistan. A questo proposito, voi appunto fate anche, oltre al vostro lavoro, alla vostra professione di medici, un lavoro invece culturale sulle persone con le persone, cioè un lavoro sulla mentalità, cercate di renderle sempre più consapevoli dei loro diritti? Ma assolutamente sì, ma più che farlo a parole lo si fa nei fatti tutti i giorni, garantendo i diritti sia ai pazienti che ai nostri dipendenti. Due caratteristiche fondamentali di Emergency sono: una, di fare istruzione al personale sanitario locale, per cui per ogni figura professionale in genere Emergency manda un espatriato, però i numeri parlano di 10 internazionali per ogni ospedale a fronte di 200-300 dipendenti locali, perché comunque si dà anche un'opportunità di lavoro. E giustamente accennavi all'Afghanistan, credo che l'Afghanistan sia l'esempio principale di applicazione quotidiana dei diritti umani, nel senso che sapete più o meno quella che è la condizione della donna in Afghanistan. Per dirvene una, nell'ospedale di Annaba, nella valle del Panjshir, c'è un reparto di maternità. Quando è stato aperto 10 anni fa ci avevano detto tutti: ma siete matti, non verrà mai nessuno a partorire da voi. Quando è stato aperto facevamo una cosa tipo 30 parti al mese, adesso siamo arrivati a 400. Per darvi un'idea, sono i numeri dell'ospedale Buzzi di Milano. E la cosa fantastica è che, sì, tutto il personale è personale femminile, in rispetto alla cultura islamica, e quindi in un paese dove le donne in genere devono chiedere il permesso al marito anche soltanto per uscire di casa per andare a fare la spesa, da noi hanno acquisito una professionalità, aiutano anche il bilancio familiare, e questo succede assolutamente tutti i giorni. E in più, sempre nell'ambito appunto della diffusione della cultura di pace, il fatto stesso di essere lì a fare quel lavoro, a fare quello che noi diciamo, è assolutamente di nuovo praticamente una dimostrazione del fatto che si garantiscano i diritti a tutti. E il Salam Center nello specifico è inserito in quello che è un progetto, e ne parleremo anche successivamente, che coinvolge più paesi in Africa, paesi che sono stati o che in alcuni casi sono ancora in guerra tra di loro. In Africa c'è bisogno, siccome l'Africa è un continente vastissimo, no? Quindi non si può generalizzare, ma c'è bisogno di questo lavoro appunto anche sulla mentalità? C'è una differenza tra, per esempio, i villaggi e le città? Sì, assolutamente sì, queste realtà sono ancora più profonde, le differenze sono ancora più profonde in questi paesi. Abbiamo delle città, per esempio Khartoum, che è la capitale del Sudan, è una città, oserei dire, internazionale, ci sono tantissime ambasciate, ci sono tantissimi internazionali, ci sono anche delle strutture sanitarie naturalmente private, che sembrano delle cliniche svizzere, ma private. Se si esce
pochi chilometri da Khartoum, quei 20 chilometri che separano la nostra clinica di Maio, che è vicina al campo profughi, sono soltanto baracche di paglia e fango dove la gente vive con un dollaro al giorno, per cui assolutamente le differenze in questi paesi sono enormi. E come sempre il dramma è che non mancano i fondi, ma è come vengono distribuiti e come vengono spesi, in primis in Afghanistan. Io racconto sempre, io abito a Milano, ma i SUV più grossi e i macchinoni più grossi li ho visti in Afghanistan, proprio perché ci sono queste grossissime disparità e i signori della guerra che comunque in qualche modo i soldi per comprarsi il SUV li trovano e non per finanziare gli ospedali o le scuole. Un'altra cosa che mi ha colpito molto, che emerge appunto dal documentario, sempre relativa al vostro lavoro, a come voi lavorate, appunto è il metodo. Cioè, voi accompagnate molto il paziente, una cosa che appunto, come si diceva anche prima, in Italia non c'è quasi più, si sta perdendo, no? L'umanità, il rapporto umano con i pazienti. Anche in Italia i pazienti stanno diventando sempre più clienti, invece appunto che malati. E invece voi avete questo rapporto psicologico anche con le persone che dovete andare ad operare, spiegate che cosa succede prima, li accompagnate appunto e usate anche il linguaggio del corpo, con la carezza, toccate un braccio, no? Questo è... Beh sì, io credo che purtroppo è vero quello che dicevi, forse un pochino si sta anche snaturalizzando quella che è la natura della professione del medico, ma in teoria dovrebbe essere quella. E paradossalmente in questi paesi dove non parliamo la lingua dei pazienti, perché solo dopo un po' di tempo magari si comincia a imparare qualche parola e si riesce minimamente a comunicare, ci dobbiamo sempre avvalere dell'ausilio della traduzione degli infermieri o dei medici locali, ma va da sé che comunque per avere contatto con le persone si riesce assolutamente a valorizzare invece quella che è la comunicazione non verbale, quindi quella del corpo, quella di stare vicino alle persone. Io poi ho la fortuna di fare la pediatra e devo dire che insomma i bambini sono bambini dappertutto e i sorrisi assolutamente non hanno bisogno di nessuna traduzione o spiegazione. E abbiamo parlato fino adesso del rapporto di voi medici, appunto tu in particolare come pediatra, con i pazienti. Invece dall'altra parte che cosa succede? Cioè come vi rapportate con i politici dei paesi con cui avete a che fare, in cui lavorate? Naturalmente in tutti i paesi emergency, prima di poter aprire un ospedale o iniziare un'attività, deve avere rapporti con i politici locali, perché gentilmente andiamo a casa di qualcuno, per cui assolutamente ci presentiamo. Devo dire che il riscontro che abbiamo con tutti è sempre positivo, nel senso che la cosa che ci dicono sempre tutti è che sono stupiti del fatto che facciamo sempre quello che diciamo. Mi ricordo appunto in una delle missioni che ho fatto a Port Sudan, in cui ho fatto anche la medical coordinator, che il ministro della sanità era sconvolto dal fatto che noi abbiamo detto ok, l'ospedale fra 3 anni sarà aperto e ricovereremo il primo paziente, e questo è stato, ha detto, io non mi aspettavo assolutamente una cosa di questo genere, e che poi tutte le attività sarebbero state gratuite per i pazienti. E sono talmente riconosciute dai governi locali, dai sistemi sanitari locali, che in sempre più paesi siamo inseriti in quello che è il sistema sanitario, quantomeno come scuole di specializzazione o di training del personale locale. Alcuni esempi: a Port Sudan le infermiere della scuola locale vengono nel nostro ospedale a fare le ore di tirocinio pratico in pediatria, piuttosto che in Afghanistan gli studenti di chirurgia e di ginecologia, intesi come scuole di specialità dell'università, fanno il periodo di specialità da noi, per cui assolutamente un riconoscimento anche all'interno di quello che è il sistema sanitario nazionale in qualche modo. Ecco, io a questo proposito avrei ancora qualcosa da chiedere, però se qualcuno vuole fare qualche domanda alla dottoressa Valenti, mi faccio da parte, sono ben contenta di lasciare spazio per le vostre domande. Anche di tipo meno tecnico. Ok, invece a proposito dell'aspetto medico-sanitario, appunto, negli ultimi decenni anche in Occidente sono arrivate notizie, si è parlato molto sulla stampa, delle vostre campagne di sensibilizzazione a proposito della diffusione di certe malattie, in particolare l'AIDS, la tubercolosi e la malaria. Adesso state cercando di lavorare invece sull'altro fronte, sulle malattie appunto cardiache, che ho letto sono determinate anche da malattie reumatiche, che a loro volta dipendono da determinate mancanze.
Sì, allora è vero, storicamente diciamo che le patologie per cui sono stati erogati sempre più fondi e creati sempre più progetti negli anni scorsi sono state appunto malaria, tubercolosi e AIDS. Purtroppo anche qui bisogna parlare forse un po' di moda e anche di interessi in realtà, ma anche perché forse erano quelle che al momento erano le emergenze più grandi. Ma questo era un po' il fare, come dire, la medicina dell'Africa, nel senso limitarsi soltanto a degli aspetti che tecnicamente risultavano forse un po' più semplici. In realtà da qualche anno a questa parte è sempre più chiaro e anche le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità vanno in questa direzione, quanto invece sia importante porre attenzione su altre problematiche e alcune delle più grosse sono la chirurgia, ma la chirurgia vuol dire la chirurgia semplice, vuol dire semplicemente dare la possibilità di fare un'appendicectomia in un ambiente sterile e senza complicanze determinate dall'ambiente in cui si esegue o dare la possibilità alle donne di fare un cesareo. Pensate che tuttora sia in Africa che in Afghanistan la mortalità materno-infantile raggiunge dei livelli pazzeschi, siamo intorno a 100-125 decessi su 1000 nati, in Italia è il 3%, una cosa di questo genere, giusto per farci un'idea di quelli che sono i numeri. E poi assolutamente le patologie cardiache, conseguenza della malattia reumatica, che se ci pensate è assolutamente un paradosso, nel senso che la malattia reumatica è causata da una banalissima infezione batterica da streptococco, che è la faringite o la scarlattina che abbiamo avuto tutti noi, oppure i nostri figli, che con un bel ciclo d'antibiotico si risolve e non crea problematiche. Invece qui vediamo tantissimi pazienti che arrivano in condizioni molto molto gravi, per cui è più facile che una banale infezione batterica di questo genere si trasformi in malattia reumatica che ne è una complicanza e a sua volta che la malattia reumatica abbia una complicanza cardiaca valvolare. E appunto se pensiamo che basterebbe fare della penicillina, insomma c'è tanto da dire, soprattutto pensando anche ai costi, perché insomma la penicillina ha dei costi molto limitati che sicuramente sono ben diversi da quello che è fare un intervento invece di tipo cardiochirurgico. E tornando invece ad una cosa di cui abbiamo accennato prima, il centro di Khartoum si chiama Centro Salam, che Salam vuol dire pace, e state cercando di creare una rete sanitaria tra le varie nazioni coinvolte, nazioni che sono state e sono ancora agitate da guerre e dalle loro conseguenze. Sì, esatto. Al Salam Center vengono operati pazienti che vengono da moltissimi paesi, non soltanto dal Sudan. E la cosa anche qui speciale è che sono stati appunto coinvolti governi che in passato o anche attualmente hanno ancora dei motivi d'astio più o meno in atto. E anche questo vuole essere la dimostrazione del fatto che operando in un certo modo la garanzia della salute e dei diritti umani si può applicare tutti i giorni e i governi stessi facilitano gli spostamenti dei pazienti dai loro paesi per venire al Salam. Cosa anche qui, magari che chi non sa non pensa, in questi paesi non esistono degli uffici dell'anagrafe, per cui anche avere i documenti non è una cosa così semplice, quasi nessuno ha il passaporto. Molto spesso le pratiche per il passaporto sono molto costose e alla fine a volte tante persone, optano per quelli falsi perché è più facile. E invece in questo modo, assolutamente avendo la collaborazione dei governi locali, anche da questo punto di vista i pazienti vengono facilitati e vengono organizzati i trasporti per essere operati al Salam Center. Al Salam Center poi ci sono delle guest house che permettono il periodo di degenza ai bambini. In genere, ovviamente per motivi di spazio, come si vede anche nel film Open Heart, dove sono stati appunto ripresi 8 bambini ruandesi, erano accompagnati solamente da un medico ruandese e da un infermiere che tra l'altro aiutavano poi anche per la traduzione, perché appunto di nuovo in genere sono bambini che vengono, o ragazzini che vengono dai villaggi e raramente parlano inglese. Ok, volevo fare un'ultima domanda che però esula un pochino dall'argomento principale del documentario e dalle cose che abbiamo detto, però la faccio spesso a chi si occupa di Africa, conosce bene l'Africa, gli africani, eccetera. Quali sono gli stereotipi da scardinare, appunto, su questo continente?
Ma in realtà forse il principale è che non lo si debba trattare come l'Africa, nel senso pensando ad una colonia piuttosto che a delle persone o dei pazienti di serie B. Di nuovo, quando a Gino venne l'idea di aprire un centro di cardiochirurgia in Sudan, tutti dissero: ma siete matti, ma come si fa? Invece no, nel senso che si deve smettere di fare la medicina per l'Africa, ma ovviamente tutti hanno il diritto di avere la possibilità di avere delle cure gratuite di alto livello. Va bene. Io rifaccio la domanda se avete qualcosa da chiedere. Ok. Potete chiedere anche cosa si mangia in Afghanistan. Rispondo. Cosa si mangia in Afghanistan? Allora, no, ecco, anche questa è una cosa molto carina, nel senso che a pranzo di solito si mangia nella mensa dell'ospedale, quindi appunto emergency pensa al pasto non soltanto dei pazienti ma anche dei dipendenti. Si mangiano verdure, cereali e carne di montone, che vabbè, ahimè, non è delle mie preferite, ma vabbè. No, poi vabbè, la sera a casa c'è sempre lo spazio per prepararsi un piatto di pasta per recuperare. Posso fare io una domanda? È previsto nel 2014, quindi quest'anno, il ritiro, anche se parziale, comunque il ritiro delle truppe aeree. Che tipo di incidenza avrà questo atteggiamento? Ce lo auguriamo che si ritirino completamente, che non ci siano più atti ostili o belligeranti fra le varie parti, governativi o talebani e quant'altro, ma su Emergency che tipo di impatto potrà avere questo tipo di diciamo di fuoriuscita così delle truppe? Ma per ora soltanto il fatto che lo si paventi e che questo, no, il mese scorso ci siano state le elezioni ha portato a un incremento del 100% del lavoro, nel senso che negli ultimi mesi sono aumentati nell'ultimo anno direi, sono aumentati esponenzialmente i feriti di guerra, sia nell'ospedale di Kabul, non parliamo alla Shkarga, ma anche in Panjshir. In Panjshir è sempre stato molto più tranquillo perché geograficamente è sempre stata una zona piuttosto impervia da raggiungere e diciamo che arrivavano feriti soltanto dalla regione di Kapisa, perché è quella più densamente abitata dai talebani, ma questo vuol dire, non so, per fare un esempio, per darvi dei numeri, l'anno scorso nella prima missione che ho fatto nella prima parte dell'anno arrivava un ferito di guerra alla settimana, la seconda missione che ho fatto durante l'inverno ne arrivava uno al giorno. Quindi la situazione è assolutamente molto molto delicata, assolutamente fuori controllo, e due numeri che sono questi, cioè l'incremento del 100% dei feriti di guerra in tutti i nostri ospedali, e direi anche un altro, cioè il fatto che negli ultimi 3 anni i raccolti doppio di nuovo siano aumentati per anno del 100%. Ecco, questi due numeri, non so, a me fanno venire la pelle d'oca. Devo dire che assolutamente gli afghani sono stanchi, sono veramente stanchi, nel senso che forse un pochino negli anni passati nella popolazione normale si sentiva ancora un po' di voglia di rivalsa in qualche modo, adesso basta, non ne possono veramente più. Assolutamente. È da 79. L'altra sera ho visto lo speciale sull'Afghanistan di Bruno Vespa e nella prima parte che c'era l'ospedale non di Emergency emergeva quasi una situazione idilliaca, cioè che le persone che avevano gli arti amputati derivavano da malformazioni congenite, da incidenti eccetera, cioè veniva quasi molto reso come una cosa sì incidentale che ci fosse anche una guerra, sì, ha parlato anche di qualche cosa, ma non è stato enfatizzato. E poi, vabbè, è stato presentato anche l'ospedale di Emergency per 2 minuti, quindi diciamo che c'è anche una tendenza a volere far sembrare una cosa normale il ritiro come se non causi assolutamente niente, no? Era solo una considerazione. Sì, sì, no, certo, io non ho visto questo speciale, ma mi viene da chiedere in che Afghanistan sono andati. Certo. Se ci sono andati
come spesso capita, che i giornalisti stanno nei loro uffici ANSA e copiano e incollano gli articoli di altri, perché... Anche perché la politica estera già non è molto considerata in Italia dai mass media italiani, ed è quando è considerata... No, ma poi devo dire, cioè, in un paese come l'Afghanistan devi essere cieco per non vedere i segni della guerra che vedi ovunque, nel senso che nella stessa Kabul ci sono ancora un sacco di edifici con i segni dei bombardamenti, piuttosto che, raccontavo prima a qualcuno, quando si va in Afghanistan si arriva all'aeroporto di Kabul, che è l'aeroporto internazionale, e poi dove per andare a Lashkarga ci sono i voli interni, invece per andare in Panjshir si va con la macchina. Ma durante tutto il percorso si vedono i segni della devastazione della guerra, ci sono ancora le carcasse dei carri armati dei russi, per cui insomma voglio dire così. I segnali sono evidenti. Sì, assolutamente, assolutamente. Bene, io ringrazio Manuela Valenti per questo, grazie a voi, per questo racconto, e ringrazio ancora gli organizzatori di questa serata.